Definisci il modello ed esegui il calcolo. Nel navigatore, alla sezione Risultati di calcolo, puoi consultare i risultati degli EODC e delle centrali termiche. Per gli edifici oggetto di calcolo, per le diverse subunità e per i vani delle diverse zone termiche puoi consultare i risultati annuali, mensili, giornalieri e orari. Ad esempio, per l'edificio oggetto di calcolo puoi consultare, in termini percentuali, i fabbisogni energetici annuali per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Oppure, sempre in termini percentuali, le dispersioni annuali dall'involucro opaco, dalle superfici vetrate, per ponti termici o per ventilazione. Puoi analizzare gli stessi risultati per intervalli minori, ad esempio i fabbisogni energetici mensili. Puoi filtrare i singoli contributi visualizzando, ad esempio, il fabbisogno energetico per riscaldamento, per raffrescamento e acqua calda sanitaria. Analogamente per gli altri risultati. Per intervalli più piccoli, ad esempio orari, imposti il giorno e analizzi i risultati per le 24 ore. Attraverso la funzione Stampa Report, generi il tabulato di calcolo con tutti i risultati dell'edificio, delle singole subunità e dei singoli vani. Puoi eseguire la stampa della relazione o esportarla in formato RTF. Allo stesso modo consulti i risultati relativi ai diversi impianti e stampi la relazione per ogni impianto. Direttamente dal modello per ogni oggetto puoi leggere i risultati nel toolbox dei risultati. Ad esempio per un vano puoi consultare i valori annuali, mensili, giornalieri e orari. Per il vano selezionato come risultati mensili puoi, ad esempio, visualizzare graficamente i fabbisogni energetici. Oppure le temperature medie, esterne e interne, singolarmente o a confronto. E così tutti gli altri risultati. Per il vano selezionato puoi visualizzare gli stessi risultati in forma tabellare ed esportare l'intero report di calcolo.